Cercare il successo è una cosa tipica di questi anni in cui c'è poco talento. Io volevo fare il pittore, faccio la maturità classica, vado da mia madre, professoressa di filosofia. Lei mi dice, va bene, sì, ho capito, ma che fai adesso? Io continuerò a fare il pittore, l'artista. E lei mi dice, no. E io dico, perché? Perché vedo già l'ombra del fallimento dietro le tue spalle. Un giorno succede questo, mi chiama di sera qualcuno, io ero a studio, cioè io ho un'azienda di grappa, sono la grappa Nardini, io sono il signor Nardini, io vorrei un progetto da lei. E io dico, qui noi possiamo fare due bolle e la gente che va in queste due bolle guarda gli alberi e cominciamo, metto un bacino d'acqua sotto, poi sopra due bolle. Poi un ascensore obliquo che sale dentro e sotto c'è un piccolo teatro. Da alcuni anni a luglio ci fanno il Festival del Balletto Contemporaneo. Perciò l'architettura può avere un futuro inaspettato, può essere qualunque cosa. Un edificio che amo molto è il centro di ricerche della Ferrari che abbiamo fatto insieme a Doriana a Maranello, vicino Modena. La nuvola è stata pensata completamente per riuscire a fare alcune cose. Ad esempio, il tetto è completamente, c'è il fotovoltaico e si autoproduce. In più, il laghetto dell'Eur c'è uno scambiamento termico con tutto il sistema idraulico e impiantistico per riscaldare e raffreddare. Questo è per ridurre l'impatto energetico. L'invecchiamento è molto brutto. È brutto su un uomo, è brutto sugli edifici, sulle cose. Ecco, la cosa che mi prende, io sono stato a Salisburgo pochi giorni fa e ho visto l'edificio che ho costruito 30 anni prima, che ancora è perfettamente nuovo e lo sentono vivo. È uno shopping center grande, 250.000 metri quadrati. Loro continuano a chiamarmi quando devono fare un ampliamento e sono 30 anni che mi chiamano e sono amici. Però lo vedo sempre tenuto bene, nuovo, fresco, perché era nato pensando a dopo. Cioè l'innovazione non è qualche cosa che si mette in una clausola. L'innovazione sei te che devi amare questo cambiamento. Se tu non ami il cambiamento non c'è innovazione.